Ciao a tutti, grazie a Francesco e la Lab per l'organizzazione di questo evento che è sicuramente una dimostrazione di civiltà. Io aderisco innanzitutto a titolo personale, ma non solo a titolo personale, perché secondo me la Lab e i movimenti che con lei hanno aderito a questa manifestazione non sono in realtà un freno, perché quello che vogliono farci credere è che battersi contro la giustizia sia un freno al progresso. Invece non è un freno, ma è chiedere al progresso di fare di più, perché si può fare di più, ci sono metodi alternativi e questo non lo si può condividere assolutamente. E poi sono qua, se volete, in veste ufficiale come consigliere comunale, ho accettato il partito, ma non mi interessa, ma perché la verità è che nel 2003 a Bustarsizio, come molti di voi sanno, si è votata la risoluzione di San Francesco, che porta anche il mio nome, l'anno, che condivido appieno, che vieta la sperimentazione su animali su tutto il territorio di Bustarsizio. Purtroppo questa risoluzione è in parte disattesa, quindi quello che io sono qua a chiedere come consigliere comunale è che venga rispettata la volontà di un organismo sovrano qual è il consiglio comunale. Lo chiedo in questo momento e lo chiederò ancora, non smetterò mai di battermi e sarò sempre presente di fianco a Francesco, alla Lama e a tutti voi. Grazie. Io in realtà sono un militante, subisco le angherie di Simone Pavesi e degli altri da tanti anni e ne sono assolutamente contento. In Regione Lombardia abbiamo cercato di costruire come militante della LAP e ovviamente rappresentante dei Verdi, in Regione Lombardia abbiamo, assieme ad altri consiglieri regionali di quasi tutti i partiti, cercato di costruire una legge contro la vivisezione. Non siamo riusciti perché la maggioranza ovviamente non ci segue, abbiamo fatto però approvare una mozione che chiede di privilegiare i metodi alternativi, chiede che la Regione promuova i metodi alternativi. Adesso stiamo cercando di costruire una legge perché quella che dice no alla vivisezione è già stata bocciata, quella dell'Emilia Romagna, dalla Corte Costituzionale, per cui è improponibile, ma comunque una legge che dica che la Regione Lombardia privilegia i metodi alternativi, perché è assolutamente demenziale che, essendoci dei metodi alternativi, si debba continuare a fare soffrire degli animali assolutamente per niente. Ieri c'è stata un'iniziativa della LAV in Regione molto diciamo, che andrebbe fatta dappertutto, con un video, con due interventi di due dottoresse, di una biologa e di un'altra, che dicevano molto molto chiaramente come si possono fare altre cose. Un altro modo di fare ricerca è possibile, io credo che su questa parola d'ordine noi possiamo mettere insieme tutte le forze politiche. Io sono dei Verdi, però mi auguro che tutti stiano dalla stessa parte, che ci stiamo battendo contro il fatto che si faccia della violenza, che si faccia del male, che si faccia soffrire inutilmente degli esseri viventi. Nello statuto nuovo della Regione Lombardia siamo riusciti a far inserire una frase che può sembrare banale, ma la Regione rispetta gli esseri viventi, che, visto l'atteggiamento che in genere hanno i miei colleghi sulla caccia e sulla caccia in deroga, sullo sparare per divertimento ai piccoli volatili, è sicuramente un passo in avanti. Non è niente di eccezionale, il problema è cercare tutti di aiutarci, quindi se ci aiutiamo a vicenda probabilmente vinciamo la battaglia. Grazie a tutti di essere qui, grazie alla LAB che ha convocato questa ottima manifestazione. Spero che a Busto manifestazioni come quella ce ne siano altre, e anche su altri temi, su altri argomenti, visto che la città è morta. Allora, io sono qua per due motivi. Il primo motivo è perché ho condiviso la battaglia contro la vivisezione all'insubria da subito, tanto è vero che la risoluzione di San Francesco nel 2003 la presentò il sottoscritto. Il mio partito la scrivemmo a quattro mani io e Francesco Caci, quindi la risoluzione mi ha sentito anche un po' mia e mi fa gran piacere che ci sia altra gente che la condivide. Non solo mia, ma di tutti noi. Ma la cosa per cui sono qui oggi non è solo perché quella risoluzione la firmai io, ma perché qui si parla di diritti. In una città, in una società dove i diritti non ci sono più, specialmente quelli dei deboli chiaramente, e figuriamoci degli indifesi come gli animali, allora quando si parla di diritti io ci sono, ci voglio essere, spero che sia sempre più numerosa la gente presente. E
in una città dove i servizi sociali vengono tagliati sistematicamente, per cui i poveri vanno a rubare per vivere, devono andare a rubare. In una regione dove un ragazzo, perché ruba un pacchetto di Ringo, viene ucciso, o forse è stato ucciso perché era nero. Io credo che qui bisogna ragionare sui diritti, quindi detto questo, ovviamente non è il luogo, non è l'argomento di fondo, ma credo che bisogna ragionare anche su quello. Ribadisco che quando si parla di diritti, dei deboli, dei poveri, di quelli che non riescono a difendersi, bisogna attivarsi specialmente ora, e io ribadisco la mia ferma collaborazione con la LAV, che continuerà, spero, in futuro con altre iniziative, anche sulla questione degli SUV e sul rispetto di quella risoluzione che si votò il 4 ottobre del 2003. E quindi ribadisco la mia collaborazione e vi ringrazio per l'iniziativa ottima. Grazie.